aggiungere il risultato di oggi, che è appunto un risultato molto importante, però vorrei richiamare qui un'altra persona che ha seminato come me parecchio per raccogliere qualche, speriamo, qualche risultato positivo, ed è Gianni Beltrame, al quale vorrei dedicare questo applauso. Grazie alla fortunata coincidenza
grazie anche al fine bravo che mi ha assistito, nei pressi della conca di tracciare 3 pozzi che verranno riattivati per produrre calore e freddo per le costruzioni dell'intorno, con il miglioramento delle condizioni atmosferiche derivanti dalla sostituzione di caldaie inquinate e di 3 pozzi per alimentare con acqua prelevata dalla prima falda il bacino per circa 100 litri al secondo, che incrementeranno la portata dell'asta e quindi anche la portata dell'allevamento. Perché, e sottolineo questo aspetto, il progetto riduce la superficie asfaltata del comparto e ridistribuisce le alberature, oltre a compensare le alberature con il ritorno dell'acqua nel canale e nel bacino, e realizza un boschetto dove trasferire o ripiantare gli alberi che ora occupano le sedi degli specchi d'acqua, in sostituzione di una delle 2 strade perpendicolari alla via. Perché il progetto ridà identità al comparto di via Conca del Naviglio. Ricordo che dalla metà del 500 fino al 1934, anno in cui è stato coperto il ramo di via Vallone e quindi isolata la conca di via Renne, sono trascorsi circa 4 secoli, durante i quali il comparto si è strutturato intorno al Naviglio. E la struttura urbana di oggi non è cambiata di molto rispetto a quella dei primi del Novecento. Il progetto ridà quindi al quartiere la sua identità di essere un luogo portuale, ma non più